Allora, un po' tardi, scusatemi, ma riprendiamo allora la nostra lettura. Oggi, come sapete, leggiamo il secondo canto del Purgatorio, augurandoci di riprendere un ritmo settimanale di lettura dopo la pausa che abbiamo fatto la settimana scorsa. Come al solito leggo tutto di seguito, poi riprendo, cerco di spiegare ogni cosa, facciamo una pausa di 5 minuti per le vostre eventuali domande che vi prego di inviarmi alla chat, rispondo a quello che posso e poi riprendiamo e infine leggiamo tutto di seguito prima di salutarci. Già era il sole all'orizzonte giunto, lo cui meridian cerchio coverchia Gerusalemme col suo più alto punto, e la notte che opposita a lui cerchia, uscia di Gange fuor con le bilance che le cagion di man quando soverchia, sicché le bianche le vermiglie guance, là dov'io era, della bella aurora per troppe etate divenivan rance. Noi eravam lunghesso mare ancora, come gente che pensa a suo cammino, che va col cuore, col corpo dimora. Ed ecco, qual sorpreso dal mattino, per li grossi vapor Marte rosseggia, giù nel ponente sovra il suol marino, cotal m'apparve, se ancor lo veggia, un lume per lo mar venirsi ratto, che il muover suo nessun volar pareggia. Dal qual, come un poco ebbi ritratto l'occhio per domandarlo, duca mio, rividi il più lucente, maggior fatto. Poi d'ogni lato adesso m'apparì un non so sapeva che bianco, e di sotto a poco un altro a lui uscio. Lo mio maestro ancor non facea motto, mentre che i primi bianchi apparverali. Allor che ben conobbe il galeotto, gridò: fa che le ginocchia cali. Ecco l'angel di Dio, piega le mani, omai vedrai di sì fatti ufficiali. Vedi che sdegna gli argomenti umani, sì che remo non vuol, né altro velo che là lì su e tra lì sì lontani. Vedi come la dritte verso il cielo, trattando l'aere con l'eterne penne, che non si mutan come mortal pelo. Poi, come più e più verso noi venne l'uccel divino, più chiaro appariva, perché l'occhio da presso non sostenne, macchina il giuso, e poi sen venne a riva, con un vasello snelletto e leggero, tanto che l'acqua nulla ne inghiottiva. Da poppa stava il celestial nocchiero, tal che faria beato pur descritto, e più di 100 spirti entro sediero. In esito Israel da Egitto cantavan tutti insieme ad una voce, con quanto di quel salmo è poscia scritto. Poi fece il segno lor di Santa Croce, ond'ei si gittar tutti in sulla spiaggia, e del sengì come venne, veloce. La turba che rimase lì, selvaggia, parea del loco, rimirando intorno come colui che nove cose assaggia. Da tutte parti saettava il giorno lo sol, ch'avea con le saette conte di mezzo il ciel cacciato Capricorno, quando la nuova gente alzò la fronte per noi, dicendo a noi: se voi sapete, mostratene la via di giri al monte. E Virgilio rispose: voi credete forse che siamo esperti d'esto loco, ma noi siamo pellegrini come voi siete. Dinanzi venimmo, innanzi a voi un poco, per altra via, che fu sì aspra e forte che lo salire ormai ne parrà gioco. L'anime che si fuor di me accorse per lo spirare chi era ancora vivo, maravigliando diventaro smorte. E come a messagger che porta ulivo, tragge la gente per udir novelle, e di calcar nessun si mostra schivo, così al viso mio s'affisser quelle anime fortunate tutte quante, quasi obbliando dire a farsi belle. Io vidi una di lor trarresi avante per abbracciarmi con sì grande affetto che mosse me a farlo somigliante. Poi ombre vane, fuor che nell'aspetto, tre volte dietro a lei le mani avvinsi e tante mi tornai con esse al petto. Di maraviglia credo mi dipinsi,
perché l'ombra sorrise e si ritrasse, e io seguendo lei oltre mi pinsi. Soavemente disse ch'io posasse, allor conobbi chi era, e pregai che per parlarmi un poco s'arrestasse. Risposimi, com'io t'amai nel mortal corpo, così t'amo sciolta, farò m'arresto, ma tu perché vai? Casella mio, per tornare altra volta là dove io son, ho io questo viaggio, dissi io, ma te com'è tant'ora tolta? Ed egli a me, nessun m'ha fatto oltraggio, se quei che leva quando e cui gli piace, più volte m'ha negato questo passaggio, che di giusto voler lo suo si face. Veramente da 3 mesi egli ha tolto chi ha voluto entrar con tutta pace. Un Dio che era ora alla marina volto, dove l'acqua di Tevero s'insala, benignamente fui da lui ricolto. A quella foce egli or dritta l'ala, però che sempre quivi si ricoglie, qual verso Acheronte non si cala. E io se nuova legge non ti toglie memoria o uso all'amoroso canto che mi solea quetar tutte mie doglie. Di ciò ti piaccia consolare alquanto l'anima mia che con la sua persona, venendo qui, è affannata tanto. Amor che nella mente mi ragiona, cominciò egli allor sì dolcemente che la dolcezza ancor dentro mi suona. Lo mio maestro e io e quella gente che erano con lui parevan sì contenti come a nessun toccasse altro la mente. Noi eravamo tutti fissi e attenti alle sue note, ed ecco il veglio onesto gridando: Che è ciò, spiriti lenti? Qual negligenza, quale stare è questo? Correte al monte a spogliarvi lo scoglio che esser non lascia a voi Dio manifesto. Come quando cogliendo biado l'olio di colombi adunate alla pastura, queti, senza mostrar l'usato orgoglio. Se cosa appare onde li abbiano paura, subitamente lasciano star l'esca, perché assaliti son da maggior cura. Così vidi io quella masnada fresca lasciar lo canto e fuggir ver la costa, comon che va, ne sa dove riesca. Nella nostra partita fu men tosta. Allora, scusate che cerco di... perché io mentre cercavo disperatamente... il codice questo, ho messo il WhatsApp web e allora mi sta squillando ogni volta che ricevo, anche se ho zittito il telefono, vediamo se riesco. Eccoci, fatto. Bene, allora riprendiamo la lettura di questo meraviglioso secondo canto. Il canto, come avrete notato, si apre con ben 9 versi che sono una perifrasi astronomica per indicare l'ora che è nel purgatorio e anche, insomma, le ore che segnano i 4 estremi del mondo secondo la concezione dantesca. Ora, è bene ricordare, Dante ce lo racconta nella famosa Quaestio, vabbè, famosa per chi si occupa di Dante, ma nella Quaestio di Acque e Terre, che per lui la Terra, insomma, è un globo. Di solo 180 gradi, insomma, di latitudine, e che gli estremi nord e sud sono ovviamente i poli, ma che nel mezzo dell'emisfero nord c'è Gerusalemme, e come abbiamo detto più volte mentre leggevamo l'Inferno, agli antipodi di Gerusalemme c'è la montagna del Purgatorio che Dante si accinge a salire, e che agli estremi est ed ovest ci sono il Gange e Carice come estremi. Quindi, ricordato questo, sarà più facile seguire questa perifrasi astronomica e oraria che ora leggiamo. Dunque, Dante che scrive in Italia il libro nell'emisfero nord,
comincia col dire che ora era, in quel momento in cui accadono i fatti che sta per narrare, che ora era nell'emisfero nord, per poi arrivare alla fine all'ora che era nel sud, dove lui era come pellegrino allora. Quindi inizia: già era il sole all'orizzonte giunto, lo cui meridian cerchio coverchia Gerusalem col suo più alto punto. Cioè il sole era già arrivato all'orizzonte, il cui meridiano cerchio, cioè il cerchio meridiano, sovrasta il punto più alto di Gerusalemme, cioè lo zenith dell'emisfero nord a Gerusalemme. Quindi quello che ci sta dicendo è: a Gerusalemme il sole si stava ponendo, stava arrivando all'orizzonte, va bene? E la notte che opposita lui cerchia, cioè la notte che fa un percorso opposto a quello del sole, uscia di Gange fuor con le bilance che le cagion di man quando soverchia. E il sole sboccava già dal Gange, dall'estremo appunto che dicevamo orientale, accompagnato dal segno zodiacale delle bilance, e la bilancia è il segno zodiacale che si oppone all'ariete. Noi sappiamo che dal canto scorso che l'ariete accompagna il sole, insomma, nella Pasqua, e qui nell'emisfero opposto è appunto la notte, che, come dice Dante, queste bilance cadono dalla mano della notte quando la notte soverchia, cioè quando la notte comincia a superare la durata del giorno, e cioè dopo l'equinozio d'autunno, quando ci si avvicina all'inverno, come sta succedendo da noi ora, no? Che siamo vicini alla Pasqua, appunto, e quindi le notti cominciano a ridursi. Va bene? Sicché, verso decimo, le bianche e le vermiglie guance là dove io era, solo ora Dante arriva a dirci com'era il cielo nel purgatorio dove lui era, quindi nell'emisfero sud, la bella aurora fa diventare a quest'ora, che sono le 6 del mattino, quindi l'orario opposto a quello che era Gerusalemme, che il sole si stava ponendo, le guance della bella aurora diventavano arancioni per la troppa età, perché stava, il sole stava maturando l'alba. E quindi, in sintesi, sono le 6 del mattino nel purgatorio dove Dante si trova ora, sono le 12 il mezzogiorno a Cadice, nell'estremo occidentale, secondo la, diciamo, la mappa di Dante, e mezzanotte nel Gange, e quindi le bilance stanno, insomma, già cacciate, e sono le 18 a Gerusalemme, si sta ponendo il sole nell'estremo opposto al purgatorio. Ora, i commentatori moderni di solito si lamentano di questi passaggi e dicono: vabbè, grazie, ci potevi dire, no? Erano le 6 e basta. Ma quando Dante spende ben 3 terzine per indicare l'ora, di solito non sono terzine oziose. Ci sono dei valori simbolici associati agli orari e alle costellazioni nominate, che sarebbe una buona cosa, insomma, interpretare. Intanto una cosa importante qui è che la bilancia, come voi sapete, rappresenta la giustizia, e quindi questo verso, che è il verso settimo, in cui Dante dice che quando la notte supera il giorno, le bilance perdono, insomma, gli cadono dalla mano, secondo alcuni è il valore simbolico di dire: quando
il buio, la notte superi il giorno, la giustizia perde il proprio potere, perché sapete, la bilancia è un simbolo della giustizia. E questo è importante perché vi ricordate che nel canto scorso Catone si è riferito all'inferno come quella notte eterna dei morti, dove appunto non c'è giustizia. E l'altra cosa molto importante da considerare è che in questo momento, come ora sapremo quando Dante riprenderà la narrazione, arrivano al purgatorio le anime che sono appena salvate, quindi le anime nuove. Dante, dopo il rituale che ha narrato nel proemio, vi ricordate che Virgilio gli ha lavato la cara, l'ha cinto del giunco dell'umiltà, adesso si accinge a intraprendere la sua penitenza. E quindi il fatto che lui ricordi l'ora che è nei quattro punti estremi del mondo è un annuncio solenne dell'inizio della penitenza, che verrà ripreso, come vedremo, nel canto 27 del Purgatorio, quando Dante finisce la sua penitenza e arriva invece all'Eden. Quindi sono momenti particolarmente forti del viaggio, quelli in cui Dante vuole ricordare come il mondo, l'intero mondo, in quel momento. Allora, al verso decimo, Dante riprende la narrazione. Noi eravamo lunghesso mare ancora, come gente che pensa al suo cammino, che va col cuore, col corpo, dimora. Cioè noi eravamo ancora vicini al mare, come chi sta pensando a quale strada prendere, che si avvia già con il cuore, ma con il corpo resta, perché non sa dove andare. Ed ecco qual sorpreso dal mattino per gli grossi vapor Marte rosseggia giù nel ponente sopra il sol marino, cotal m'apparve. Allora, ed ecco, dice Dante, come Marte, il pianeta rosso, no? Sorpreso dal mattino, rosseggia Marte a causa dei vapori che lo avvolgono, nel ponente, sopra l'orizzonte del mare, cioè con quel colore rosso di Marte, ma come vedremo anche qui il ricordo di Marte non è casuale, perché in questo canto si svilupperà in un modo veramente notevole l'argomento della musica. E nel convivio Dante parla della musica facendo un'analogia con gli effetti che provoca Marte. Allora, così come a volte Marte, quando è circondato da vapori grossi, rosseggia, fa un colore rosso attorno a sé nel cielo, così, cioè con lo stesso colore rosso, un po' sfumato dai vapori, verso 16, cotal, nello stesso modo, ma apparve, sì, ancor lo veggia, interrompe il Dante poeta per desiderare, spero di vederlo di nuovo, Quindi ci sta già annunciando che quello che sta per accadere è qualcosa di miracoloso legato alla salvezza che il Dante scrittore si augura di rivedere. Un lume apparve, rosiccio, per lo mar venir si ratto, venire attraverso il mare così rapidamente, che il muover suo nessun volar pareggia, che il suo movimento è più veloce del volo. Bene? Allora Dante qua distoglie lo sguardo dal mare, da questa luce che gli è apparsa, per domandare a Virgilio che cosa fosse. Ma vedete che ce lo racconta in una subordinata, dopo la quale questa immagine, questa luce che sta arrivando velocissima attraverso il mare, è già più grande. Verso 19. Dal qual com'io un poco ebbi ritratto l'occhio per domandarlo, duca mio, rividi il più lucente e maggior fatto. Cioè dal quale, da questo appunto, questa luce,
non appena io ebbi ritirato un poco il mio occhio per domandare a Virgilio, dopo aver fatto questo, lo rividi più lucente e fatto più grande. Quindi è tale la velocità di questa luce che si avvicina attraverso il mare, verso la spiaggia del Purgatorio, dove sono Dante e Virgilio, che un attimo in cui Dante distoglie lo sguardo, quando lo rivolge di nuovo al mare, vede che questa luce è più vicina, più grande e più lucida. Poi, verso 22, poi d'ogni lato adesso m'apparì un non sapeva che bianco. Allora, poi da ogni lato di questa luce rossa mi apparirono un non so che di bianco, cioè qualcosa di ancora indefinito ma colore bianco, e di sotto a poco un altro bianco usciva. Quindi vedete con quale magistralità Dante racconta quasi cinematograficamente, dal suo punto di vista, come questa luce che prima è solo rossa come quella di Marte, poi è più grande, più luminosa, poi vede che accanto ai lati ci sono due cose bianche che non sa definire, poi invece un altro bianco sotto, senza ancora sapere che cos'è, ma come al solito ci invita ad accompagnare il suo punto di vista di pellegrino, E al verso 25 Virgilio, come ogni maestro onesto, siccome non sa ancora che cos'è, sta zitto. Lo mio maestro ancora non faceva motto, non faceva parola, mentre che i primi bianchi apparverali, cioè finché questi primi colori bianchi che erano indefiniti si mostrarono ali, allorché ben conobbe il galeotto, allorché riconobbe che il galeotto era, come ora abbiamo capito, un angelo, gridò: fa che le ginocchia cali, cioè mettiti in ginocchia, dice Virgilio con questa ripetizione, fa che rispecchia l'ansia dell'oralità. Ecco l'angel di Dio, piega le mani, ormai vedrai di si fatti ufficiali. Ecco l'angelo di Dio, in qualche modo Virgilio sta dando per scontato, cui aveva fatto un riferimento Catone. Vi ricordate che Catone aveva detto a Virgilio di lavare la faccia a Dante perché doveva sopprimere ogni ricordo dell'inferno prima di vedere il primo ministro che è di paradiso, no? E allora Virgilio ha riconosciuto che era un angelo di Dio, dice a Dante di mettersi in ginocchia con le mani in gesto di preghiera, e gli annuncia: da ora in poi vedrai ministri ufficiali di questo genere. Di nuovo un elemento che, come abbiamo notato nell'ultima lezione, unisce il purgatorio al paradiso. Va bene? Perché gli angeli sono in entrambi i regni. E continua Virgilio a descrivere l'angelo: vedi che sdegna gli argomenti umani, si che remo non vuol né altro velo che l'ali sue tra liti si lontani. Vedi che sdegna, non ha bisogno, disprezza gli strumenti umani, in modo che non devi usare un remo né un'altra vela diversa dalle sue ali tra coste così lontane. Noi non sappiamo ancora da dove viene, ma tra un po' lo sapremo, infatti Virgilio lo sa già. Di nuovo la parola remo e la parola ali che ricordano il folle volo di Ulisse, e chiaramente questa descrizione di un nocchiere che non ha bisogno di remi è destato fin dall'inizio della tradizione critica il confronto tra questo nocchiere e Caronte, il primo traghettatore delle anime infernali, che vi ricordate che batteva con il remo le anime affinché non si sedessero sulla barca.
E continua Virgilio al verso 34. Vedi come la dritte verso il cielo, trattando l'aere con le eterne penne che non si mutan come mortal pelo. Cioè, vedi come l'angelo ha dritto le ali verso il cielo, attraversando l'aria con le penne eterne che non cambiano come cambia il pelo mortale, come appunto Caronte, che vi ricordate aveva i capelli bianchi. Allora, finite le parole di Virgilio, Dante è inginocchiato, poi come più e più verso noi venne l'uccel divino, più chiaro appariva, cioè man mano che si avvicinava, più lucente si faceva agli occhi di Dante e Virgilio, perché l'occhio da presso non sostenne, machina il giuso, cioè per cui, dice Dante, il mio occhio mortale da vicino non lo poté tollerare, talmente lucido era, e quindi, dice Dante, io chinai il viso verso il basso e quasi venne a riva con un vasello snelletto e leggero, tanto che l'acqua nulla ne inghiottiva. E l'angelo arrivò alla costa con questo vasello, questa navicella snelletta e leggera, tanto leggera che non affondava in acqua, cioè che non inghiottiva quasi nulla di acqua. Questo è anche chiaramente simbolico, ci ricorda come Cristo camminò sulle acque senza toccarle, perché, come vi ricordate, abbiamo detto 2 settimane fa, il mare che era apparso fin dall'inizio dell'inferno come analogo alla selva oscura, e che perciò avevamo ricordato durante la lettura del primo canto del Purgatorio, non era adatta a lavare il viso di Dante, per cui Virgilio, vi ricordate, aveva scelto la rugiada in un posto dove era ancora in ombra. Il mare ha una simbologia molte volte legata al peccato, per cui questo angelo non tocca il mare, è così leggera la sua nave che non inghiotte. C'è qualcuno che ha il microfono acceso? Allora, al verso 43. Da poppa stava il celestial nocchiero, tal che faria beato pur descritto. Allora il nocchiere stava nella poppa ed aveva un tale aspetto che avrebbe fatto beato anche chi leggesse la sua descrizione. Questa è una delle interpretazioni, pur descritto. E più di 100 spirti entro sediero, e dentro la nave sedevano più di 100 spiriti. Allora è tipica, diciamo, l'interpretazione secondo cui, sebbene 100 è chiaramente una cifra approssimativa, indefinita, è chiaramente minore del 1000 che Dante usa sempre nell'inferno, e questo ci parla della sua, diciamo, mancata fiducia nella salvezza di molti, almeno nel suo periodo, che lui giudica molto, insomma, peccaminoso. E il fatto che stiano seduti oppone anche la condizione delle anime a quelle dell'inferno, che vi ricordate non viaggiavano molto a loro agio nella barca di Caronte. Al verso 46, in exitu Israel da Egitto cantavan tutti insieme ad una voce con quanto di quel salmo e poscia scritto. Allora, tutte queste anime che sono nella navicella dell'angelo cantavano questo inizio del Salmo 113, in exitu Israel da Egitto, che è un salmo ovviamente dell'Antico Testamento, ma che era stato oggetto di interpretazioni cristiane secondo cui
Chiaramente il Salmo si riferisce alla liberazione del popolo di Israele dal faraone di Egitto in tempi di Mosè, va bene? Ma l'interpretazione cristiana voleva vedere, oltre che il suo senso storico letterale, un senso allegorico che riguardava la liberazione delle anime dal peccato, grazie chiaramente all'intervento di Cristo. E infatti Dante si serve proprio di questo esempio per spiegare i diversi sensi che possono avere le sacre scritture, che hanno le sacre scritture, sia nel convivio che nell'epistola Can Grande della Scala. Quindi le anime stanno cantando una, diciamo, un salmo, quindi parole bibliche, che riguardano la propria condizione in senso figurale, e cioè il loro arrivo felice alla patria della libertà. Vi ricordate che nel canto scorso il viaggio stesso di Dante si è definito, in analogia con il suicidio ispirato di Catone, come un viaggio di ricerca della libertà. Quindi queste anime cantano la loro appena acquisita libertà dal peccato. Ed è molto importante il fatto che stiano cantando tutti insieme ad una voce. Vedete che Dante destina diverse parole a sottolineare il carattere corale di questo canto, che infatti, come vedremo nel resto della Divina Commedia, è una caratteristica di tutte le anime salvate. Il fatto che cantano tutte insieme, e questo è anche significativo della solidarietà che esiste fra tutti i salvati, a differenza del notevole individualismo ed egoismo delle anime dell'inferno. Vi ricordate che nemmeno si danno un po' di consolazione le une alle altre. Allora, cantavano tutti insieme ad una voce questo salmo. Dante ha trascritto solo il primo versicolo, ma aggiunge al verso 48 con quanto di quel salmo e poi ha scritto. Quindi con tutto il resto che dice quel salmo. E questo è uno dei soliti inviti di Dante a farci leggere o ricordare qualcosa, perché lui non perde tempo nel dirci tutto il canto delle anime, ma noi possiamo andare a leggere la Bibbia e a vedere qual è il salmo completo, nel quale tra l'altro c'è, soprattutto negli ultimi versetti, c'è un'opposizione tra le anime che muoiono e che scendono nel silenzio e che non elogiano Dio, e invece noi vivi che benediciamo Giahvè da ora e per sempre. Così finisce quel salmo. Allora, al verso 49, poi fece il segno lor di Santa Croce, cioè l'angelo fece alle anime il segno della croce, onde si gitar tutti sulla spiaggia. Per cui dopo questo segno loro si gettano, quindi con entusiasmo, tutti, di nuovo tutti insieme, sulla spiaggia del Purgatorio. A differenza, vi ricordate, di come salivano ad una sulla barca di Caronte, come dice Dante in quei bellissimi versi del terzo canto dell'Inferno, come le chiama intanto il malseme d'Adamo, che ad una scendono come cadono le foglie, dal ramo, vero? Quindi vedete come anche in questi dettagli, tra come salgono sulla barca di Caronte per andare verso la perdizione e come scendono alla spiaggia della liberazione le anime salvate, c'è anche questo paragone tra il carattere individuale ad una delle anime dei dannati e tutti insieme delle anime dei salvati. E del Sengì come venne veloce. E quindi una volta che depose tutte le anime sulla spiaggia, l'angelo se ne andò veloce come era arrivato.
La turba che rimase lì selvaggia parea del loco, rimirando intorno come colui che nove cose assaggia. Cioè il gruppo di anime che rimase sulla spiaggia sembrava ignara del luogo, non conoscere il luogo, e si riguardava intorno come chi vede per la prima volta le cose, no? Come domandandosi probabilmente: ora che facciamo? Che strada prendiamo? Questo è interessante perché, diciamo, le anime hanno una strada da percorrere, chiaramente, ma non ci sono indicazioni lì, frecce che indicano per salire, no? Quindi c'è un momento di incertezza in cui le anime devono in qualche modo prendere decisioni, su quale strada fare. Dal verso 55. Da tutte parti saettava il giorno lo sol, che avea con le saette conte di mezzo il ciel cacciato capricorno, quando la nuova gente alzò la fronte per noi, dicendo a noi: se voi sapete, mostratene la via di dire al monte. Allora il giorno lanciava come saette, cioè il sole lanciava il giorno, cioè i raggi come saette da tutte le parti, quindi il sole non era più, come nell'ultima indicazione, solo in oriente alle 6 del mattino, ma ormai tutto il cielo era illuminato e aveva già cacciato Capricorno dall'orizzonte, dal mezzo del cielo, quindi aveva spinto il sole, la costellazione del Capricorno, verso l'occidente, che prima era nel mezzo del cielo e ora si è spostato perché il sole è salito. Quando questa nuova gente alzò la fronte verso di noi, certo, questi in un modo del tutto eccezionale trovano Dante e Virgilio che sono già lì e allora pensano di chiedere loro delle indicazioni. Si rivolgono a loro dicendo: se voi sapete, mostrateci la via di andare verso il monte. E allora Virgilio rispose, verso 61. Voi credete forse che siamo esperti d'esto loco, ma noi siamo peregrini come voi siete. Cioè, voi forse credete che noi conosciamo bene questo luogo, ma noi siamo peregrini come voi, cioè siamo appena arrivati come voi, quindi non conosciamo quest'isola. E infatti aggiunge poi al verso 64. Dianzi venimmo innanzi a voi un poco, quindi siamo appena arrivati, un poco prima di voi, per altra via che fu sì aspra e forte che lo salire ormai ne parrà gioco. Cioè siamo venuti attraverso un'altra via che noi come lettori conosciamo bene perché hanno attraversato eccezionalmente l'inferno e questa via fu così aspra e forte. Vi ricordate che questi due aggettivi sono quelli con i quali il Dante scrittore descrive la selva, no? Così aspra e forte, che Dante dice che rinnova la paura quando si ricorda di questa selva, vero? E quindi vedete interessante perché in qualche modo ormai nella terra della benedizione, nella terra della salvezza, è come se Virgilio accomunasse la selva oscura con l'inferno. Era tale la contiguità tra lo stato di smarrimento di Dante e il pericolo della dannazione eterna che lui, perché qui si sta riferendo all'inferno, noi siamo arrivati attraverso un'altra via, ma attribuendogli gli stessi termini con cui il Dante scrittore si riferisce alla selva, chiaramente sta facendo un solo mondo infernale tra la condizione di Dante nel mondo e l'inferno. E allora gli dice una cosa che sarà molto importante per capire la seconda parte del canto. Gli dice: è stato così difficile, così angoscioso il cammino attraverso il quale noi siamo arrivati,
che lo salire ormai ne parrà gioco, cioè che la salita nel monte ormai ci parrà, ci sembrerà un gioco, ci sembrerà una cosa leggera. Dico che questo sarà importante perché, come vedremo dopo la pausa, ci sarà nella prossima scena, che è una delle più belle, una sorta di rilassamento da parte delle anime. Compresa l'anima dello stesso Virgilio, che significa quasi una sottovalutazione di tutta la strada che c'è ancora da fare. In qualche modo, certo, è molto umano questo, no? Quando è finita la parte più terribile del viaggio, beh, è abbastanza spontaneo sottovalutare ciò che resta. Dice, vabbè, il peggio è passato. Il resto sarà facile, poi man mano che uno comincia a fare il resto si accorge che forse non era tanto facile, che è quello che infatti capiterà dopo. Allora, queste anime che erano appena arrivati hanno appena sentito che Dante e Virgilio sono dei peregrini come loro, ma che eccezionalmente, anziché essere arrivati con la stessa navicella loro, traghettati dall'angelo, hanno attraversato l'inferno, quindi chiaramente si saranno sorpresi perché questa è una cosa che non era mai e non sarà mai successa, insomma, non succederà mai dopo questo viaggio di Dante. Allora, evidentemente fanno più attenzione a Dante e Virgilio e al verso 67 succede una cosa che capiterà spesso durante il purgatorio, che è che le anime si accorgono che Dante è vivo. Quindi al verso 67, l'anime che si fuor di me accorte per lo spirare chi era ancor vivo, maravigliando, diventaro smorte. Cioè le anime che si resero conto a causa del mio respiro, dice Dante, che io ero ancora vivo, diventarono pallide per la meraviglia. Vi ricordate, l'abbiamo detto più volte, ma non è mai di troppo ricordarlo, che la parola meraviglia, il verbo meravigliare, come questo qua, ha la radice di mirabilia, che è la stessa radice di miracolo, quindi Dante si serve da questa parola ogni volta che la sorpresa è causata da un fatto trascendente, da un fatto miracoloso, come è appunto il fatto che un vivo sia nel mondo dei morti. E al verso 70 succede una cosa che vi ricordate che era capitato a Dante nell'inferno che qualche anima si accorgesse che lui era vivo, no? Perché muoveva le pietre, per esempio, o perché muoveva insomma, il pomo d'Adamo quando parlava. Ma in questo caso vediamo che succede quando le anime del purgatorio sanno che Dante è vivo. Al verso 70 è come a messager che porta un livo, trage la gente per udir novelle e di calcar nessun si mostra schivo, così al viso mio s'affissar quelle anime fortunate tutte quante, quasi obliando dire a farsi belle. Allora, come quando arriva un messaggero che porta olivo, cioè il ramo d'olivo, che anche in questa settimana pasquale conosciamo, era simbolo di buone nuove. E quindi quando torna qualcuno con buone nuove e la gente accorre per sentire appunto notizie e nessuno evita di accalcarsi, quindi di far calca, di ammucchiarsi attorno, così tutti si affissero al mio viso, quelle anime fortunate, cioè perché salvate, tutte quante, di nuovo Dante sottolinea l'uguaglianza tra di loro, il fatto che tutti fanno lo stesso, quasi dimenticandosi di purgarsi, di andare a farsi belle, che è quello che dovrebbero fare, visto che sono nel purgatorio e non nel paradiso. Va bene? Sono talmente, insomma, sorprese di vedere Dante vivo che si radunano attorno a lui, dimenticando che prima avevano chiesto come si fa a salire al monte e ora si sono distratte. Va bene?
Facciamo ora la pausa, visto che non è ancora cominciato l'episodio, insomma, centrale, e così poi non interrompiamo. Nei prossimi 5 minuti vi prego di inviarmi, se ne avete, delle domande sulla chat, e tra 5 minuti riprendiamo e cerco di rispondere. Grazie. Andiamo. Ho visto finora una sola domanda sulla chat. Qualcuno mi domanda sulle conoscenze astronomiche di Dante. Dunque, Dante ha le conoscenze, tutte quelle che si potevano avere nell'Italia dell'epoca, quindi in pratica le conoscenze di Tolomeo. Quindi il suo sistema chiaramente è quello geocentrico. Ma della Terra chiaramente non si conoscevano le dimensioni vere, bensì quelle appunto che abbiamo detto prima. E non so se ho risposto alla domanda o se era per un'altra questione che qualcuno mi aveva chiesto questo. Sì. Bene. Nient'altro? Beh, allora riprendiamo e cominciamo, insomma, la serie delle bellissime scene del Purgatorio di cui sono protagoniste delle anime singole. Vi ricordate, abbiamo lasciato Dante circondato da tutto questo gruppo di anime appena arrivate al Purgatorio che, sorprese, meravigliate del suo stato ancora avente il corpo, si dimenticano del loro obiettivo, che è quello di farsi belle per meritare la visione di Dio. E allora al verso 76: io vidi una di lor trarresi avante per abbracciarmi con sì grande affetto che mosse me a farlo somigliante. Allora io vidi una di loro, di queste anime, che veniva, si traeva davanti per abbracciarmi con un affetto così grande che mi mosse anche a me ad abbracciarlo. Questo è interessante perché evidentemente Dante non ha riconosciuto quest'anima, ma spontaneamente ricambia il sentimento affettuoso dell'altro, il che ci immette in qualche modo in un ambiente che avremo modo più tardi di chiamare stilnovistico. Vi ricordate quando abbiamo letto il canto di Francesca da Rimini, che in queste terzine famosissime che cominciano con la parola amor, il secondo verso di questi tre è amor che a nullo amato amar perdona, e quando abbiamo letto quel verso avevamo commentato che secondo la codificazione medievale dell'amore, e in particolare questo trattato di qualche secolo prima di Andrea Cappellano, chi è amato e percepisce quell'amore raffinato non può che ricambiare quell'amore. Vedete che questo stesso principio sta agendo anche qua per quel che riguarda l'amicizia, che è un caso particolare dell'affetto, dell'amore, appunto. Quindi Dante, che è un'anima nobile, invece di dire ma chi sei, ma che mi abbracci, quando nota questo sentimento, che chiaramente è virtuoso perché queste anime sono già salve, abbraccia a sua volta senza sapere chi è questa persona. Ma questo sarà importante anche per capire quello che accade con la musica, che è il grande argomento di questo canto. Allora, siccome diciamo il Dante scrittore sta narrando come ha provato ad abbracciare quest'anima che non ha riconosciuto, ma evidentemente non ci è riuscita, al verso 79 interrompe per esclamare il Dante poeta: «Oi ombre vane, fuorché nell'aspetto». E cioè ombre intangibili, vane, fuorché
nell'aspetto, che sembrano materiali, sembrano corpi, quindi si riprende un argomento che abbiamo avuto modo di trattare brevemente nell'Inferno, e cioè il carattere intangibile delle anime. Vi ricordate che nel sesto canto dell'Inferno Dante per la prima volta, in una terzina bellissima, per raccontare come lui e Virgilio camminavano sopra i dannati di gola, avevano detto: noi poggiavamo le piante sopra lor vanità che far persona. Quello era stato il primo indizio che noi avevamo, appunto, del carattere vano, etereo, intangibile dei corpi dei morti. Va bene? Qui Dante prova effettivamente l'intangibilità di questi, perché cerca di abbracciare questo personaggio e non ci riesce, come racconta appunto nel verso 80: tre volte dietro a lei le mani avvinsi e tante mi tornai con esse al petto. Cioè, tre volte prova Dante ad abbracciare quest'anima e tre volte non tocca nulla e raggiunge di nuovo con le mani il petto. Questo è chiaramente un eco dell'episodio virgiliano del libro sesto dell'Eneide, dove Virgilio e dove Enea, scusate, anche lui cerca di abbracciare a vuoto il padre Anchise nell'Averno, che a sua volta era un eco di Omero del libro 11 dell'Odissea, dove Ulisse tenta di abbracciare la madre, ma questo Dante non lo conosce, quindi è una citazione virgiliana. E allora Dante si sorprende, verso 82, di meraviglia credo mi dipinsi, di nuovo questo sentimento che provano Dante o le altre anime per qualcosa di miracoloso, del fatto che, cioè, chiaramente un'esperienza che noi non abbiamo mai avuto, quella di voler toccare qualcuno e che questo qualcuno sia un fantasma. E quindi Dante dice: credo di essermi dipinto di meraviglia, probabilmente gli cambia l'espressione del viso, perché l'ombra sorrise e si ritrasse, quindi quest'ombra, come anche lei ricordando che lei non c'ha più il corpo, sorrise e si ritrasse, quindi torna indietro, non prova più ad abbracciare Dante, e io seguendo lei oltre mi pinsi, e Dante un po' per inerzia, seguendo lei, andò più avanti con il proprio corpo. Tutto questo è capitato senza che Dante riconoscesse quest'anima. Ora invece, al verso 85, soavemente disse che io posasse, allor conobbi chi era e pregai che per parlarmi un poco s'arrestasse. Allora lui, quest'anima, disse di posare, quindi disse Dante: beh, non provare più, insomma, ad abbracciarmi. Ma lo disse soavemente, questo avverbio soavemente sta connotando la voce di questo personaggio, chiaramente di musicalità, perché soave è appunto un aggettivo tipico del dolce stil novo, e quando questo parla per la prima volta, perché tutta la scena precedente era in silenzio, allora Dante riconosce chi è. E quindi lo riconosce dalla voce, lo riconosce dalla voce. E questo è molto importante. Perché? Perché visto che queste anime non hanno il corpo apparente cambiato da un contrappasso che potrebbe renderli irriconoscibili, come succederà più avanti con altri personaggi, o come è capitato nell'Inferno, che Dante per esempio facesse fatica a riconoscere il suo amato maestro Brunetto Latini perché aveva tutto il viso bruciato dalle fiamme, va bene? In questo caso è bene che ci domandiamo come mai Dante non l'ha riconosciuto prima che questo parlasse. E la risposta ce l'avremo appunto quando vedremo come si sviluppa l'argomento della musica dopo, perché nel convivio
quando Dante parla della musica, dice che l'anima viene dalla musica talmente presa che tutti gli spiriti, diciamo, dell'animo di solito si raccolgono, cioè nella voce, e perdono la distinzione delle altre facoltà, e cioè della visione, della percezione del tempo, e quindi in qualche modo, io lo sto anticipando affinché si capisca meglio il discorso sulla musica che faremo tra un po', in qualche modo il fatto che Dante non abbia riconosciuto questo, che era un amico suo chiaramente, non l'ha riconosciuto dal suo aspetto visivo, bensì dalla sua voce, sembra di star indicando che in vita, quando questo musicista era vivo, Dante era talmente, diventava talmente assorto esclusivamente nella sua voce quando questo cantava, che non fissava i tratti che la vista potevano fornirgli di lui. E questa concentrazione esclusiva sull'udito e su una musica che, come ora vedremo, può avere qualcosa di pericoloso, sembra di connotare la musica per quel che riguarda l'episodio che ora analizzeremo. Per ora ricordiamo solo questo, cioè che Dante non ha riconosciuto questa persona dalla vista, ma solo quando lui ha parlato. E allora, quando Dante lo riconosce, lo prega, sto parafrasando il verso 86, e pregai che per parlarmi un poco s'arrestasse. Gli dice, ah, sei tu, fermati un attimo, così parliamo. E allora risponde al verso 88, quest'anima, risposemi, così come io t'amai nel mortal corpo, così t'amo sciolta, però m'arresto. Ma tu perché vai? Allora, qui inizia un episodio bellissimo di incontro tra amici che non si vedono da un bel po' e si trovano in un posto chiaramente diverso da quello che frequentavano. La prima cosa che dice quest'anima è che lui continua ad amare Dante come lo amava nel corpo mortale, così la sua anima continua ad amarlo ormai sciolta dal corpo mortale. E ovviamente sta facendo un riferimento al corpo vero, che non c'è più, che insomma è stato sostituito da questa intangibile entità per la quale non hanno potuto abbracciarsi poco prima. Perciò mi arresto, dice, perciò mi fa piacere restare. Questo è importante perché noi abbiamo letto nel tanto scorso che Catone ha affermato in un modo netto, contundente, che il suo amore per Marzia, che in vita quando erano al di là nel mondo, poteva, diciamo, muoverlo a fare tutto quello che lei voleva, ma che ormai non lo muove più. Quindi in quel primo episodio del Purgatorio abbiamo saputo insieme a Dante che c'è una distanza insalvabile fra i dannati come Marzia, che è nel limbo, e i salvati. Ora invece vediamo che c'è una continuità dell'amore tra i vivi destinati alla salvezza e l'amore che continuano a potersi dare anche dopo la morte. È un dato importantissimo che lega i buoni del nostro mondo con i salvati. Va bene? E subito dopo, al verso 90, questo domanda, ma tu perché vai? Con l'ansia che un amico ha di sapere sulla sorte dell'altra, no? Che dell'altro, che prima di mettersi a raccontare che succede, gli domanda, tu ma, cioè, perché ha appena saputo che Dante è vivo, e ovviamente, come ogni anima non troppo egocentrica, nell'inferno ne abbiamo trovato tanti di egocentrici,
nel purgatorio in genere è gente ormai un po' più educata, anche se ha un largo tragitto da percorrere, queste più considerevoli verso gli altri domandano anche della sorte di Dante. E allora Dante risponde al verso 91: casella mio, per tornare altra volta là dove io son, fo io questo viaggio. Allora, qui Dante risponde nominando l'amico casella, di cui non sappiamo nulla, fuorché quello che i commentatori antichi dicono che era un musicista fiorentino, che probabilmente aveva suonato, musicava anche i versi di Dante stesso, ma di cui non sappiamo più niente. Però chiaramente se Dante lo chiama casella mio vuol dire che prova un affetto importante verso di lui, e qua in risposta alla domanda di casella, ma tu perché vai, Dante dà una nuova definizione della, insomma, dell'obiettivo del suo viaggio, che si aggiunge al libertà va cercando che ha detto Virgilio nel canto scorso, e qui Dante dice una cosa importantissima: per tornare un'altra volta dove sono ora, cioè a questa spiaggia, sto facendo questo viaggio. Quindi Dante risponde: faccio il viaggio da vivo per poterlo rifare da morto, che è coerente con quell'altra esclamazione che avevamo appena letto del Dante scrittore: magari io riveda di nuovo questo nocchiere. Quindi Dante ci avverte, noi sapevamo dall'inferno, fin dall'inizio dell'inferno, che Dante è destinato alla salvezza, e ora ci chiarisce una cosa che anche questa è importante, cioè che anche che lui, quando sarà morto, dovrà rifare questa strada purgatoriale, chiaramente in un modo molto più lungo, cioè rimanendo tutto il tempo che deve rimanere in ogni cornice a seconda della quantità di disposizione verso ogni peccato capitale c'è in lui. Va bene? E subito dopo, così come Casella gli aveva detto tu perché vai, aggiunge Dante al verso 93: ma te com'è tant'ora tolta? Ma perché ti hanno, diciamo, levato, ti hanno sottratto tanto tempo? Ecco, noi sappiamo che Dante sta facendo questo viaggio nella Settimana Santa del 1300, sappiamo che è la domenica di Pasqua, è il mattino, evidentemente non lo sappiamo per via di dati extratestuali, ma è evidente da questa domanda di Dante che Casella era morto un tempo fa, un tempo prima, e quindi si sorprende del fatto che sia solo ora arrivato alla spiaggia insieme a tutto questo gruppo di anime traghettate dall'angelo, e gli domanda: com'è che sei arrivato solo ora? Va bene? Allora Casella risponde, una cosa importantissima per capire anche le regole del purgatorio, verso 94: ed elle a me, nessun m'è fatto oltraggio, se quei che leva quando e cui gli piace, più volte m'ha negato questo passaggio. Cioè, non mi è stato fatto alcun torto se l'angelo, cioè quello che mette sulla sua navicella quando e chi lui vuole, più volte mi ha negato la possibilità di venire qua. Cioè, che ci sta dicendo? Che la volontà dell'angelo è sempre giusta, che non fa torto a nessuno, ma che non è tenuto a prendere le anime nell'ordine in cui sono morte. E infatti poi aggiunge Casella al verso 97 che di giusto volerlo suo si face, cioè già che il volere dell'angelo è del tutto confacente con la giustizia divina. Va bene? Qui vedo che qualcuno domanda dove si trovano le anime, adesso arriva questa informazione, quindi un po' di pazienza che ce la dice Dante stesso. Allora, vedete che
Casella è un'anima che sta per cominciare la sua penitenza. È un'anima che è morta tempo prima, ma che solo oggi è arrivato al purgatorio, ma sa già che ogni cosa che capita nel regno del bene, e accetta volentieri anche quello che altri, come Dante stesso, vivo, può considerare un'ingiustizia apparente. Perché Dante intanto gli dice: com'è che ti hanno tolto, no? Ti hanno levato, c'è l'idea che qualcosa, un diritto che aveva Casella è stato in qualche modo sottratto a lui. E la prima cosa che lui dice è: guarda che qui le cose capitano per giustizia. Nessuno qua mi ha fatto un torto. La giustizia divina decide chi e quando viene traghettato qua, e la giustizia è infallibile. Per cui è come se si sottintendesse qualcosa che è molto importante in tutto il regno della salvezza, sia nel purgatorio che nel paradiso, e cioè che la percezione umana della giustizia e l'ingiustizia non coincide con la giustizia divina, che è insondabile, ma che le anime dei salvati accettano con mansuetudine, perché sanno che loro non capiscono, ma che è giusto che sia così. Va bene? Lo capisce Casella, che non è ancora neanche entrato al monte, e quindi evidentemente è un'accettazione pacifica di tutte le anime salvate. Fin dal momento in cui si salvano, adeguano la loro volontà alla volontà divina senza alcuna ribellione. Va bene? E adesso al verso 97 Casella fa un riferimento di attualità. Aggiunge: veramente da 3 mesi egli ha tolto chi ha voluto entrare con tutta pace. Cioè, ma è vero che da 3 mesi egli, cioè l'angelo, ha permesso che entrasse nella sua barca tutti quelli che hanno voluto entrare con tutta pace, senza alcun ostacolo. Tutti i commentatori antichi a questi versi annotano che questo è un riferimento a una bolla di Bonifacio VIII, del Papa che era Papa appunto nel 1300, mentre Dante fa il viaggio, che a febbraio del 1300 bandisce il primo giubileo della storia con data retroattiva al Natale del 1299. Cioè, questo è una sorta di indulgenza plenaria, una agevolazione nella salvezza che appunto coincide con l'anno 1300 in cui Dante fa il viaggio. Quindi quello che sta dicendo Casella è: più volte prima diciamo del giubileo mi è stato negato il passaggio dal mondo dei vivi, dove comunque lui è già morto chiaramente, al purgatorio. Ma da 3 mesi tutti quelli che vogliono salire sulla nave dell'angelo lo possono fare senza ostacoli, perché la Chiesa ha questa potestà di decidere sulla condizione di ingresso al purgatorio. Va bene? Il che vuol dire, questo è interessante, no? Non so se sia stato studiato, io non ho letto niente in proposito, ma evidentemente se sono già 3 mesi che questo succede, lo stesso Casella evidentemente per 3 mesi non ha chiesto di salire sulla barca, no? Se è salito solo ora. Il che forse bisognerebbe studiarlo, ma forse è una critica
al giubileo del Papa Bonifacio. Non sarebbe strano perché Dante, come voi sapete, detesta Bonifacio, contro di lui scaglia le invettive più dure di tutto il libro. E l'altra menzione al giubileo del libro, che è quella che è quel paragone in cui Dante dice come i peccatori camminavano, diciamo, in senso e controsenso, come per via del giubileo, i pellegrini che vanno a Roma hanno escogitato questa modalità di fare doppio senso del Ponte Sant'Angelo. È un paragone chiaramente con dei peccatori, per cui sembra, diciamo, non molto amico del giubileo Dante lì. Anche questo forse vorrebbe dire che, diciamo, quando la contrizione è sincera, non c'è bisogno di fare queste grandi offerte per i fedeli, no? Che agli occhi molto rigidi di Dante è probabile che sembrasse un'agevolazione un po' demagogica da parte di Bonifacio. Allora, questo Casella ha appena risposto a Dante. E al verso 100, dopo il chiarimento sul giubileo, aggiunge: Ond'io, che era ora alla marina volto, dove l'acqua di Tevero si insala, benignamente fui da lui ricolto. Ecco la domanda a chi domandava dove erano le anime prima. Allora io, che mi ero volto alla spiaggia, cioè al lungo Tevere, dove si insala l'acqua del Tevere, cioè dove il Tevere, la foce del Tevere, dove il Tevere cade in mare, benignamente fui ricolto da lui. Cioè le anime dei salvati si radunano tutte a Roma, nella foce del Tevere. E questo è un'ulteriore conferma del carattere sacro di Roma, di cui abbiamo avuto modo di parlare per quel che riguarda il carattere provvidenziale dell'impero quando abbiamo letto l'Inferno. Ma ora sappiamo che è talmente sacra Roma che lì tutte le anime dei salvati si radunano ed è lì a Roma che va l'angelo nocchiere per portare le anime dei salvati in purgatorio. E infatti adesso Casella aggiunge al verso 103: a quella foce ha egli or dritta l'ala, però che sempre quivi si ricoglie, qual verso Acheronte non si cala. Cioè adesso lui ha indirizzato le ali verso quella foce del Tevere, dopo aver lasciato noi qua, dice Casella, perciò che lì si raccolgono sempre quelli che non cadono nella riva di Acheronte, cioè quelli che non sono destinati alla dannazione. Vedete quanto è didattico il purgatorio? L'avevamo detto nel giorno dell'introduzione, che essendo un regno nella cui elaborazione Dante collabora così fortemente, ci dice in un modo molto preciso, attraverso la voce dei personaggi, quali sono le regole, come funziona, eccetera. Va bene? E perciò capita spesso che qualcuno a lezione domandi una cosa e la risposta è lì, come è successo adesso, che qualcuno ha detto da dove vengono queste? Ora ce lo dice appunto Casella. Allora Dante al verso 106, avendo chiarito che all'amico non è stata fatta alcuna ingiustizia, gli chiede di cantare. E io, se nuova legge non ti toglie memoria o uso all'amoroso canto che mi solea quietar tutte mie doglie, di ciò ti piaccia consolare alquanto l'anima mia che con la sua persona, venendo qui, è affannata tanto. Allora Dante, sapendo che questo amico suo è musicista, gli dice: se la nuova legge, cioè la legge che ti regge ora che sei salvo e che non hai più un corpo tangibile,
non ti toglie la memoria o la capacità del canto d'amore che soleva placare tutti i miei dolori, di ciò, quindi del canto d'amore, ti piaccia consolare un po' l'anima mia che con il suo corpo, venendo qui, si è tanto stancata e ha tanto sofferto. Allora, qui ci sono molte cose interessanti. Intanto, Dante dubita del fatto che possa cantare questo suo amico. E per fortuna la risposta è sì, posso ancora cantare. Poi c'è questa precisazione così netta che non è un qualunque canto quello che può consolare dalle pene dell'inferno, ma il canto d'amore. Questo è molto importante perché noi abbiamo visto, diciamo, nel primo canto abbiamo visto che era molto importante l'idea della libertà, perché appunto il viaggio di Dante si definisce come la ricerca della libertà. E qua capiamo l'importanza dell'amore come antidoto all'inferno, come antidoto all'affanno del viaggio infernale, il canto d'amore, l'amoroso canto. E infatti non a caso quando arriveremo a metà del purgatorio vedremo che proprio la metà del purgatorio, per Dante queste cose sono importanti perché ci tiene alla struttura dell'opera, nella metà del purgatorio ci sono due canti dottrinali, uno che versa sulla libertà e l'altro sull'amore, che sono i due assi attorno ai quali gira l'intero sistema etico del poema. Bene? Allora, Dante in qualche modo, chiedendo questo canto d'amore da parte dell'amico, si sta comportando in un modo un po' autoindulgente, nel senso che è come se dicesse, vabbè, voi venite da Roma, venite dalla vita dei vivi, ma io ho attraversato l'intero inferno, mi canti un po' una canzone d'amore, di quelle con le quali io mitigavo le sofferenze del mondo. Cioè, il canto d'amore nel verso 108 si definisce come quello che di solito acquietava tutti i dolori di Dante. Questo è anche importante, noi diciamo è bellissimo, è meraviglioso, è anche un omaggio bellissimo alla musica come felicità possibile al mondo, ma siccome il canto che nasce qua, chi di voi ha capito qualcosa durante la prima lettura se lo ricorderà, verrà fortemente rimproverato dopo, dobbiamo anche cogliere gli aspetti rischiosi o negativi dell'abbandonarsi precocemente a una pace per la quale non si è ancora pronti, che è quello che sembra di star succedendo qua, che Dante vuole un canto d'amore quando è ancora macchiato da un peccato per il quale non deve trovare pace, calmare tutte le sue doglie quando, come quando era in vita, ma deve lavorare ancora, deve cercare di essere migliore per trovare la pace veramente meritata. Va bene? Io mi sto anticipando per farvi capire l'intervento traumatico che ora avverrà. Allora, quest'anima è chiaramente una persona per bene, invece di dire sì, va bene, allora che ti canto? No, niente, attacca che canta direttamente al verso 112, amor che nella mente mi ragiona, cominciò egli allor sì dolcemente che la dolcezza ancor dentro mi suona. Allora, questo verso, amor che nella mente mi ragiona, è il primo verso di una canzone del Convivio che celebra l'amore di Dante per questa donna gentile che
Sapete che il convivio è un trattato, è un prosimetro come la vita nuova, ma anziché essere narrativo come la vita nuova, dove c'è un filo di storia che va collegando le diverse liriche, in questo caso è un trattato filosofico dove le canzoni vengono analizzate allegoricamente da Dante stesso nella prosa filosofica. Nell'analisi di questa canzone del convivio, Dante spiega che questa donna gentile, che è il secondo amore di Dante, quello che sta spiazzando l'amore di Dante per Beatrice, simboleggia la filosofia. Va bene? Allora, questa è una canzone dottrinale, ma che può anche essere letta come una canzone d'amore, perché è una canzone per una donna, va bene? Allora, Casella, quando Dante gli domanda cantami una canzone d'amore, si mette a cantare una canzone che ha scritto Dante stesso e la canta così dolcemente che la dolcezza, dice il Dante scrittore che sta scrivendo questo molti anni dopo il viaggio, dice ancora oggi, mentre scrivo, nell'esilio, mi suona la dolcezza di quella canzone. Ora, la parola dolce, da cui derivano sia dolcemente che dolcezza, è una parola forte, molto diciamo piena, pregnante di significato nella commedia, perché infatti, come vedremo quando leggeremo il canto 24 del Purgatorio, è attraverso questo aggettivo dolce che Dante stesso definisce il tipo di poesia che lui e i suoi compagni fiorentini facevano e che poi la storiografia letteraria, a partire appunto dalla definizione di Dante, chiamerà dolce stil novo. Quindi la dolcezza è qualcosa di molto importante, di cui parleremo a suo tempo quando leggeremo il canto 24, ma è importante ricordare che è questa la caratteristica del canto di Casella, cioè una caratteristica che Dante attribuirà alla sua stessa produzione giovanile, e quindi che c'è un'identità importante tra il canto di Casella e la creazione letteraria del proprio Dante. Questo perché ci serva poi a capire la reazione di Catone. Allora, questo si è messo a cantare e al verso 115: lo mio maestro e io e quella gente che erano con lui parevan sì contenti come a nessun toccasse altro la mente. Cioè Virgilio, dice Dante, e io e tutte le anime dei salvati che erano appena arrivati, che erano arrivati con Casella, sembravano così felici ma anche soddisfatti. Sapete che la parola contento, contentare, accontentare vuol dire anche soddisfare i bisogni, quindi sembravano così appagati, come se nessuno si ricordasse di altro, come se le menti di tutti fossero del tutto assorte nella canzone, abbandonatisi a questa sorte di, insomma, incontro hippie nei quali nella spiaggia uno si mette a cantare e poi per giunta canta una canzone che molti conoscono, che sicuramente Dante conosce, e tutti si distraggono dal loro primo obiettivo, che era sapere come si raggiungeva la montagna. Va bene? Perciò io vi dicevo prima che il fatto che Dante non abbia riconosciuto Casella dalla vista, bensì solo dalla voce, sembra di, diciamo, segnare un rapporto di continuità tra la contentezza totale
del rapporto con Casella nel mondo, dove Dante ha confessato che sentendo le canzoni d'amore acquietava tutti i suoi dolori, è quello che ora sta provocando in lui e in tutte le anime il canto di Casella, che stanno dimenticando tutto il resto, come se fossero già nell'Eden, mentre invece devono fare tutto il percorso della montagna. Va bene? Allora, al verso 118, noi eravamo tutti fissi e attenti alle sue note, ed ecco il veglio onesto gridando: che è ciò, spiriti lenti? Qual negligenza, quale stare è questo? Correte al monte a spogliarvi lo scoglio, che esser non lascia a voi Dio manifesto. Allora, dice Dante, noi eravamo del tutto fissi e attenti, assorti alle sue note, cioè al canto di Casella, quando arriva improvvisamente il veglio onesto, Catone, gridando: che è questo? Spiriti lenti, cioè spiriti poco solleciti a fare il bene. Che negligenza è questa? Che vuol dire che state qua fermi mentre dovete muovervi? Correte al monte a liberarvi dalla scorza che non vi permette di vedere Dio direttamente. Quindi Casella, diciamo, deve star zitto, perché Catone è venuto a mettere ordine nel disordine che ha causato l'eccezionale presenza di Dante lì. Perché tutti si sono distratti perché Dante era vivo, come aveva detto prima, quasi obliando di riafarsi bene. Poi, nell'incontro tra Dante e Casella, è sorta questa possibilità che Dante ha chiesto: io vengo dall'inferno, mi canti qualcosa di amore? Cioè, tutte cose del tutto inconsuete, che quando le anime arrivano lì e Dante non c'è, chiaramente non accadono. Allora è venuto Catone a mettere ordine. E al verso 124, come quando cogliendo biado o l'olio, li colombi adunati alla pastura, queti, senza mostrar l'usato orgoglio, se cosa appare onde li abbian paura, subitamente lasciano star l'esca perché assaliti son da maggior cura. Questo è tutto il primo termine del paragone, cioè come quando i piccioni che stanno mangiando i cereali che mangiano i semi, radunati tutti attorno appunto al cibo, quieti, calmi, senza mostrare la boria che mostrano di solito, se appare una cosa dalla quale abbiano paura, lasciano stare il cibo subitamente, perché sono assaliti da una preoccupazione maggiore, che è quella di scappare da qualcosa che li spaventa. Così, verso 129, 130, così vidi io quella masnada fresca lasciar lo canto e fuggir per la costa, comon che va, ne sa dove riesca. Cioè, nello stesso modo, io vidi che quel gruppo fresco, perché appena arrivato in purgatorio, abbandonava il canto e fuggiva verso la costa come chi cammina senza sapere dove va a finire, ma che intanto deve partire da dov'è. Nella nostra partita fumentosta, nella partenza nostra, dice Dante, cioè di Dante e Virgilio, fu meno veloce di quella loro. Allora, qua è interessante perché per la prima volta in contatto con i salvati, con quei salvati che Dante vorrebbe anche, insomma, cui Dante vorrebbe appartenere, Dante si comporta come un penitente più. Cioè, mentre nell'inferno prendeva distanza dall'atteggiamento dei dannati, qua, quando fuggono i penitenti, fugge anche lui. Allora, tutto questo discorso che facevamo sulla musica, cerchiamo di riprenderlo e tirare un po' le somme. In questo canto si presenta la musica per la prima volta, che effettivamente sarà un elemento molto importante sia del purgatorio che del paradiso.
Nel Medioevo c'era un lungo dibattito sulla musica e le sue caratteristiche morali, in cui si confrontava di solito un'idea di musica come ordine, come rapporto ordinato e proporzionato tra le note, un rapporto matematico che faceva sì appunto che ci fosse anche la cosiddetta musica delle sfere di cui parlava Pitagora e che Dante sentirà quando partirà in volo in paradiso. Per cui la musica da una parte rappresenta quella bellezza ordinata e perfetta nei suoi rapporti che può simboleggiare la perfezione del creato. Ma d'altra parte c'è un aspetto sensuale della musica che nei casi in cui prevale sull'aspetto intellettuale del testo, può essere pericoloso, fuorviante, invitando, insomma, coloro che cantano o che ascoltano a dimenticare tutto il resto, come evidentemente capitava a Dante quando sentiva Casella in vita, e capita anche qua a tutti, compreso lo stesso ineccepibile Virgilio. Sembrerebbe che in questo canto Dante abbia voluto presentare entrambe le cose, perché la primissima musica che appare è il canto del Salmo 113, cantato coralmente all'unisono, musica sacra, in latino, cantata coralmente e combaciente totalmente dal punto di vista del contenuto morale con la condizione dell'appena acquistata libertà dal peccato. D'altra parte appare invece un canto d'amore, ma non d'amore divino, dell'amore del mondo, un canto che può attrarre in un modo così esclusivo da far dimenticare il proprio dovere, cantato da uno solo e per giunta di qualcosa che Dante stesso aveva scritto e che quindi poteva anche essere di autocompiacimento. Questo è il canto che viene in qualche modo valutato negativamente da Catone, perché è un canto che non accompagna il processo di purificazione, come nel caso del canto corale del Salmo, ma che distrae dalla strada che bisognerebbe intraprendere. Va bene? Allora, se siete d'accordo, lo rileggiamo l'intero canto e poi ci salutiamo fino alla settimana prossima. Già era il sole all'orizzonte giunto, lo cui meridian cerchio coverchia Gerusalemme col suo più alto punto, e la notte che opposita a lui cerchia uscia di Gange fuor con le bilance, che le cagion di man quando soverchia, sicché le bianche, le vermiglie guance, là dov'i era della bella aurora, per troppe etate divenivan rance. Noi eravam lunghe somare ancora, come gente che pensa suo cammino, che va col cuore, col corpo dimora. Ed ecco qual sorpreso dal mattino per li grossi vapor Marte roseggia, giù nel ponente, sopra il suol marino, cotal m'apparve, s'io ancor lo veggia, un lume per lo mar venirsi ratto, che il muover suo nessun volar pareggia. Dal qual, com'io un poco ebbi ritratto l'occhio per domandarlo, Luca mio, rividi il più lucente e maggior fatto. Poi d'ogni lato adesso m'apparìo un non sapeva che bianco, e di sotto a poco un altro a lui uscì. Lo mio maestro ancor non facea motto, mentre che i primi bianchi apparverali, allor che ben conobbe il galeotto, gridò: fa che le ginocchia cali. Ecco l'angel di Dio, piega le mani, omai vedrai di sì fatti ufficiali. Vedi che sdegna gli argomenti umani, sicché remo non vuol né altro velo che la lì sue tra liti sì lontani. Vedi come la dritta verso il cielo,
trattando l'aere con le eterne penne che non si mutan come mortal pelo. Poi, come più e più verso noi venne, l'uccel divino più chiaro appariva, perché l'occhio da presso non sostenne, ma china il giuso, e poi sen venne a riva con un vagello snelletto e leggero, tanto che l'acqua nulla ne inghiottiva. Da poppa stava il celestial nocchiero, tal che faria beato pur descritto, e più di 100 spirti entro sediero. In exitu Israel de Egitto cantavan tutti insieme ad una voce con quanto di quel salmo e poscia scritto. Poi feci il segno lor di Santa Croce, onde si gita tutti sulla piaggia, ed el sengì come venne, veloce. La turba che rimase lì selvaggia parea del loco, riminando intorno come colui che nuove cose assaggia. Da tutte parti saettava il giorno lo sol che avea con le saette punte di mezzo di ciel cacciato il capricorno, quando la nuova gente alzò la fronte ver noi dicendo a noi: «Se voi sapete, mostratene la via di giri al monte». E Virgilio rispose: «Voi credete forse che siamo esperti d'esto loco, ma noi siamo peregrini come voi siete. Dianzi venimmo innanzi a voi un poco per altra via che fu sì aspra e forte che lo salire ormai ne parrà giunto. L'anime che si fuor di me accorte per lo spirare chi era ancor vivo, maravigliando diventare smorte. E come a messagger che porta ulivo, tragge la gente per udir novelle, e di calcar nessun si mostra schivo, così al viso mio s'affissar quelle anime fortunate tutte quante, quasi obbliando dire a farsi belle. Io vidi un di lor trarresi avante per abbracciarmi con sì grande affetto che mosseme a farlo somigliante. Oi ombre vane, forche nell'aspetto, tre volte dietro a lei le mani avvinsi e tante mi tornai con esse al petto. Di maraviglia credo mi dipinsi, perché l'ombra sorrise e si ritrasse, e io seguendo lei oltre mi pinsi. Soavemente disse che io posasse. Allor conobbi chi era e pregai che per parlarmi un poco s'arrestasse. Risposemi, così com'io t'amai nel mortal corpo, così t'amo sciolta, però m'arresto, ma tu perché vai? Casella mio, per tornare altra volta, là dove io son, fo io questo viaggio, dissi io, ma a te com'è tant'ora tolta? Ed elle a me, nessun m'è fatto oltraggio, se quei che leva quando e cui gli piace, più volte m'ha negato sto passaggio. Che di giusto voler lo suo si faccia. Veramente da 3 mesi egli ha tolto chi ha voluto entrare con tutta pace. Ond'io, che era ora alla marina volto, dove l'acqua di Tevero si insala, benignamente fui da lui ricolto. A quella foce a egli or dritta l'ala, però che sempre quivi si ricoglie qual verso Acheronte non si cala. E io, se nuova legge non ti toglie memoria o uso all'amoroso canto che mi solea quetar tutte mie doglie, di ciò ti piaccia consolare alquanto l'anima mia che con la sua persona venendo qui è affannata tanto. Amor che nella mente mi ragiona, cominciò egli allor sì dolcemente che la dolcezza ancor dentro mi suona. Lo mio maestro e io, quella gente che erano con lui, parevano sì contenti come a nessun toccasse altro la mente. Noi eravamo tutti fissi e attenti alle sue note, ed ecco il veglio onesto gridando: «Che è ciò, spiriti lenti? Qual negligenza, quale stare è questo? Correte al monte a spogliarvi lo spoglio, che esser non lascia voi Dio manifesto». Come quando cogliendo biado o l'olio, i colombi adunati alla pastura, queti senza mostrar l'usato orgoglio, se cosa appare onde li abbian paura, subitamente lasciano star l'esca perché assaliti son da maggior cura,
Così vi dio quella masnada fresca lasciarlo canto e fuggir ver la costa, come un che va, ne sa dove riesca, nella nostra partita fumentosta. Grazie dell'attenzione, ci vediamo la settimana prossima, buona Pasqua a tutti.